Ciao. Buongiorno. Come stai? Bene. Come stanchi bene. Perché siamo in tournée, noi veniamo tutti i giorni da te, ma siamo alla sera. Mai detto. Siamo alla sera da tutte le parti, infatti. Da dove vieni, per esempio? Veniamo da Bergamo, comunque approfitto per dire le date. Sì. Dai, sì. Il 23 sono qui a Roma, le più importanti. Uh-huh. Il 15 e 16 non mi ricordo se il 14 o 15 o 15 e 16 sarò al Teatro Ducale a Parma, mentre invece il 23 qui all'Olimpico di Roma. Il 4 no, il 23 sei a Milano. Il 23 sei a Milano. Sei Roma. Più informata tu di me. Ma questo manda la gente davanti io... al teatro nei infatti, giorni perché? Che è una cosa rarissima. Perché io sono ormai con la testa tra le nuvole. Allora, e poi sono il fratello. Vogliamo il 4 sei a Bologna, il 3 a Roma, il 23 a Milano e a Parma prima. Grazie. A Parma che è la tua città, glielo dico io perché lui non se lo ricorda. Senti, ce la fai a presentare il tuo gruppo? Sì, proviamo, va. No, proviamo, non proviamo. Vorrei metterti tu li conosci? Sì. No, comincia ok, con... allora Gina, Ron e Jennifer. Bravissimi. Poi dietro di noi invece alla batteria Piero Mariani, Maurizio Cantoni alle tastiere e Roberto Gallinelli al basso. Un saxofono che in tour fa per tre perché ha i trucchi tecnici, per cui fa le quinte, eccetera, eccetera. Pietro Nut, Latti, scusami Pietro, a dopo. Toti e per ultima Scarlett. Evviva! Insomma, ballano, cantano e suonano in diretta come si deve. Come si deve. Sbocciandosi da morire. Infatti, senti che la mia voce. Senti, Scialpi, c'è una cosa per la quale vorresti avere una chance ulteriore per riaffrontarla, per comportarti in maniera diversa, che non ti è andata tanto bene, dici ma quasi quasi se mi ricapitasse farei così. Ma io non sono mai stato bravo in matematica, voi lo siete stati? Siete bravi in matematica? Guarda io, ma vuoi mettere? Allora vorrei dire alla mia professoressa, la mia professoressa di matematica, che ho imparato persino a contare, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Siete solo 9, perché adesso faccio entrare una persona insieme a Tony Dallara, Fred Mancuso, che è l'ospite Fred. Il prossimo c'è un cambio di testimone. Fred, felice di vederti, sarò felice di ascoltarti. Intanto cercate di metterlo a suo agio, di spiegargli un po' com'è l'atmosfera qui. Lo lascio in buone mani, sto tranquilla? Guarda, sì, intanto sì, lo... tranquilla. Dai, ecco. dai, fategli allora, un po' di onori offrire. Di casa. Mi hanno detto che questa settimana prossima sei solamente tu, giusto? Farei uno sì, perché sono un po' più grasso di te, quindi capisci, posso permettermi questo. Capisci? E che cosa fai? Farai, ballerai? Di tutto. Farai come ho fatto io questa settimana. No. Mi sto preparando, ho chiamato un ragazzo americano che si chiama Gene Kelly. Eh? No, Kelly, Kelly. Kelly, ok. Io ho detto... Bene, un altro... Io volevo appunto salutare un altro grande della musica leggera italiana. Fred, qui sei a casa tua. Loretta è stupenda. Gianni, tutto lo studio è una meraviglia. Polvere, oh, macello qua, ma sei di dargli, ma quanta gente ci avete in trasmissione? Mannaggia, mi fa male la testa pure oggi, ma potrebbe aiutare a risolvere questa cosa? Un po' di città, madonna mia, sono fanze proprio di quelle, ma scusi, ma lei è Fredde Bongusto? È Fredde Bongusto? Sì, madonna, guarda, me la ricordo, io insomma, una canzone mi faceva signori nella pallida, non c'ho il mantello, ruota e poi il notaio. Signora, guardi, c'è una, lei ma una sono sbagliata. Confusione mentale, guardi. Dico ma lei proprio con la legge, non c'entra niente, ma mi ha fatto un avvocato, lei ha studiato per fare qualche tempo, quando era giovane, c'entra o no? Quando ero giovane. Senta, allora lei che è una persona di legge, diciamo, mi dovrebbe aiutare, guardi. C'è una situazione familiare che è un macello, per dire un'altra cosa. Io mi chiamo Mamma Rai, ho sposato Rede, il signor Rede. Sì. Ecco, allora io glielo ho spiegato questo. Io ho tre figlie, che mi danno un sacco di problemi. La prima si chiama prima di figlia, prima Rede. La seconda si chiama seconda. Guardi, una fantasia proprio, avevo trovato quei nomi. E la terza si chiama terza. Rede sempre.
perché mio marito è sacro, guardi, io proprio... Allora io volevo dire questo, queste si stanno a scannare tra di loro. Ma stanno a dare quello, ma quello si litiga, quello si litiga con l'altro. Allora guardi, lei che è una persona di legge, mi deve aiutare a fare il testamento. Mi aiuta? Signora, io ho capito che il caso è difficile, quindi cercherò di aiutare. Ecco, un pezzo di carta. Grazie. Grazie. Cerchiamo di aiutare. Il Marcellone è sempre preciso. Guardi, allora, cominciamo così. Sono d'accordo con mio marito, non è che sto fatto Biagio. Io male. Senza che Biagio mi dice qualcosa, non fa niente. Allora, a prima gli lascio i servizi speciali. Tutti, proprio tutti i servizi da 6, da 12, tutti quelli che mi hanno regalato. Beh. Per matrimonio, brava, mio marito. Brava. A seconda mi lascerebbe a sveglia, quella rotta, quella che si è fermata su mezzogiorno è, che proprio non cammina più. E poi anche un omaggio gli lascio. Un omaggio. Di quelli che mi hanno rifilato dal droghiere l'altro giorno, una bufola, cioè nel senso della mozzarella. Poi a terza, d'accordo con mio marito, va il pensiero, che quello basta, avanza per lei. È piccola, si farà. Anzi, secondo me, come dice sempre Biagio, che c'ho sempre ragione, quella quando sarà grande saranno zavoli nostri. Ha scritto? Tutto. Ma proprio preciso. Guarda. Ma lo firma, per favore. Lei che è un uomo di legge, perché così... La voglio accontentare. Grazie, guardi, è troppo... Ecco. È debon... Grazie. Lo sa che gli dico, ma sarà quasi alleggerito il cerchio che c'ha la testa da... quando sono nate queste ragazzine. Ma potrebbe pure sentire una canzone dei 4%, gli arriva a dir massimo. Mica sarà vero. Questo è vero. Una bella Madonna, no! No, io la mia. Allora. Lunedì. Buongiorno, buon lunedì, ben arrivato. Grazie. Senti. Ho detto giusto, vero? Questa era quella che hai cantato l'anno che ho presentato io, Sanremo. Sì, 2 anni fa. Nell'86. Sì. E ci festeggiavi 25 anni. 25 anni, non d'attività, di età normale. Ah, certo, ma tu certo. Sei nato cantando, ma io, quindi... Bravo, io ti ho sentito prima, io ho commesso questo errore. Erano 25 anni... Di... Esatto, lui ha 25 anni e 2-3 giorni, certo. Diciamo. Senti, Fred, parliamo di Sanremo, guarda. Sì. Ma tanto così, siccome tu sei una persona molto ironica, molto... Sì? Sì, è piacevole parlare con te anche... di cose che non riguardano assolutamente soltanto i tuoi sì. dischi o le tue canzoni. Ecco, Sanremo, tu che ami il gioco, perché sì. ti piace giocare, tu ci vai per giocare al casinò, per giocare sulla scena, perché in fondo è un gioco, oppure perché vuoi rischiare di andare al casinò e di perdere, oppure vuoi andare a rischiare, mamma mia. Che cosa, un giro incredibile. Aspetta, ricordiamo. Però in fondo è imbroccato, perché è questa Macedonia di giochi. Sì. Cioè, ci piace andare perché c'è il tempo bello, è il mese di febbraio, e mm-hmm. ci piace andare al casinò perché sembra una cosa da ricchi, mentre invece non è vero, no, è una cosa anche... da matti più sì, che altro. Ecco, ecco. Sì, da... E siamo tutti un po' matti. Ci piace per esempio giocare con le canzoni, che tra l'altro io non credo che in 3 minuti si riesca a convincere il pubblico, però sì, giochiamo. Entrare nell'atmosfera giusta, certo. cambiarla poi ogni 3 Chiaro. Minuti. E troppo. Quindi è difficile, quindi però è un gioco, e la vita poi è un gioco. Vedi, ad essere giocatori già di tuo, come ti facilita tutto. Certo. Senti Fred, ci ritroviamo più tardi. Per ora intanto grazie di essere grazie con voi. Noi. Grazie a voi. Grazie, a Fred. Bello detto. Buongiorno Fred. Ciao. Con questa voce può fare ciò che vuole. Allora, senti, a proposito di spaghetti, tu che rapporto hai col cibo? Terribile. Nel senso? Nel senso che è un problema, perché io amo mangiare, proprio mangiare per me è direi che è ridicolo, è una delle basi della vita. Ma io penso che sia anche una cosa bella, piacevole, no, ma perché dovrebbe. Dobbiamo essere così sempre per aria, così no, eterni? Io credo... Mangiare pure... Cioè, credo che non dovremmo essere schiavi del cibo, questa è la base. Però io lo sono, perché credo che nel cibo ci sia, per esempio, gli indù. Gli indù sono così spirituali, pensa, per primi dicono che tra colui che cucina e colui che mangia c'è un filo incredibile. Ah sì? Cioè se tu hai una moglie innamorata di te, cucina con amore e quindi è buono quello che è vero, cucinare. È vero. Se invece la moglie è una disgraziata, perché... ti avvelena, questo è quello che cioè tutto si trasforma in cose buone se fatto con amore. Con amore, è la base.
Quindi tu, per esempio, alla tua cuoca del cuore, chiamiamola così, non rimprovereresti mai nulla perché sei entrato nella dimensione Hindu per la quale se è fatto con amore, certo, è tutto buono. Ma siamo sicuri che lei mi vuol bene veramente? Questo è il punto. A me me lo domandi? E qui è grave, qui dobbiamo fare un'indagine. Un'indagine su una cittadina al di sopra di ogni sospetto. E mentre noi tramiamo, io ringrazio Fred, al quale do appuntamento a più tardi, e invito i 4%, grazie! Bentornati, bentornati a Via Teulada 66. Ci accolgono le note del maestro meraviglioso Renato Sellani. Il maestro improvvisa. Le mani! La voce di Fred. Famosa! Italian Dreamer è il titolo. Mi metto in mezzo, sì. Sì, vieni, vieni, Renato. Sì, Italian Dream, sogno italiano. Il titolo è, a proposito, i sogni spesso sono desideri e rimangono tali, per cui spesso si rischia, per rincorrere un sogno, di provare delle delusioni. Di soffrire un po'. Tu, certo, ce l'hai avuta qualche delusione? Ce l'ha avuta? Il maestro Sellani fa la faccia arguta. Seria. Una delusione cocente che ti ricordi? Cioè, dovrei fare un elenco? No, ma a me ne basta una. La prima classificata, quella che è entrata in Hit Parade. Ma direi che, tra l'altro, credo che le delusioni a una certa età fanno male. Poi invece a una certa età meno. Mm. Questa mia età è quella giusta per non soffrire tanto. Però mi ricordo una delle prime sofferenze. Sarà 15 anni fa. Film Matrimonio all'italiana, Sofia Loren, De Sica, il regista. Sì, film, sì, fantastico. Sì. Musica di Trovajoli. E io avevo scritto il testo della canzone del film e cantavo nel film. Avevo visto la copia americana, cantavo mentre Sofia soffriva, c'era questo dramma, sì, dei figli, sì, ero impazzito, la mia voce appiccicata a Sofia era incredibile. Poi vado alla prima del film, quindi grande serata d'onore, c'è tutto il mondo e io in prima fila, mi ricordo, accanto a Leonida Repesci, il famoso, sì, studioso, critico e scrittore. E quindi aspettavo la fine del film. Nel film non ho mai sentito la mia voce, poi speravo la fine del film, e ecco, arriva la fine. Prima che uscisse fine, dico la mia voce, no. Alla fine, dopo la fine, si sente la mia voce un po'. In quel momento si alza Sofia Loren, tutto il pubblico si alza, la mia voce non c'è sentita. Mannaccissimo. Però sono rimasto malissimo. Oggi non ti farebbe niente una cosa così, ma anche forse ti avrebbe saltato un po' di più. Certo, non dico che ho pianto, ma di più. Di più! Allora, io ringrazio Fred, che ritroverò comunque domani. Ringrazio e saluto Renato Sellani, sperando di ritrovarlo presto qui sul nostro palcoscenico. E da una delusione così cocente passiamo invece a una speranza, a un sogno italiano. La parola boom, seconda parte. Grazie, venite. E bravo, grazie. E bravo il nostro Fred. Buongiorno, deliziosa signorina al sax. Al sax. E il nome e cognome? Cristina al sax. Al buon gusto. Allora, intanto buongiorno Fred, ciao, ben arrivato. Grazie alla nostra signorina. Senti Fred, ma tutte queste canzoni che ci hai fatto sentire fanno parte di Paradiso Perduto. Dico dell'ultimo album. Dell'ultimo album. Quindi, sì, cose nuove, cose meno nuove, certo, pezzi americani famosissimi. Sì. Questa era Amare, Amore. Però tutte legate da questo discorso del Paradiso Perduto. Che è? Che è un discorso serio. Sentiamolo, perché così lo spieghiamo. Tante volte si pensa che i titoli dell'album chissà da dove Cioè vengano. Noi 40 anni fa eravamo la più bella nazione del mondo. Mm-hmm. Gli stranieri venivano in Italia, erano innamorati in Italia, mm-hmm, fino a 40 anni fa. Poi di colpo l'acqua si è inquinata, di colpo le acque che beviamo anche sono cattive, di colpo la natura non è stata più quella le di una acque volta. In cui ci muoviamo. Ci muoviamo. Sono e tutto poco... è cambiato. Il nostro era un paradiso. Adesso, seguendo, ricordandoci Milton, Paradise Lost, è un paradiso perduto. C'è forse una speranza. Gli italiani che non sono perduti. Noi, la nostra capacità di difenderci, di sperare, e vediamo che adesso nasce qualche nuova legge in difesa di questo e di quest'altro. Se ce la mettiamo, forse belle città come Napoli e altre città, isole, mari, tutti che possano riuscire. Bello, avete visto dietro un titolo cosa ci può essere? Che anche la musica è Paradiso immaginare. Perduto, lì è la zeppata. Ah, quello è un colpo mortale che hai dato alla musica.
Com'era 40 anni fa? Com'era? Eravamo 30 soli. Anni fa, che meraviglia. Eravamo i più bravi, esportavamo Modugno, girava il mondo. Lo so. E mo c'è Fred. Ce la dobbiamo mettere. Grazie, Fred.